La rassegna stampa è offerta da... Martedì 19 giugno, buongiorno a tutti, ben ritrovati con la nostra rassegna stampa. Iniziamo con il Messaggero, borse giù, il voto greco non basta, ancora Italia e Spagna, nel mirino Merkel, nessuno sconto ad Atene. Taglio medio, Euro 2012, gol di Cassano e Balotelli spingono gli azzurri ai quarti. L'esultanza di Cassano in foto e nel tondo Bonucci che tappa la bocca a Balotelli per frenare la sua reazione dopo il gol. Sulla destra Bertone, vogliono dividere il Papa dai suoi cardinali. E poi Napoli, l'assessore PM lascia la giunta De Magistris. Taglio basso, l'inchiesta, la vigilessa figlia di un generale a giudizio per il duplice omicidio. Proseguiamo con il quotidiano torinese La Stampa, la proposta del PD, Rai, Colombo e Tobagi nel CDA. Politica internazionale, USA e BRICS, pressing sull'Europa, Obama duro, è l'ora di agire subito, Barroso, non prendiamo lezioni da nessuno, Monti, la crisi non è nata da noi, Merkel gela Atene, gli aiuti non si rinegoziano. Taglio medio, l'Italia ai quarti, Balotelli scaccia la paura, Trapp battuto a fatica, ma la Spagna fa il suo dovere, domenica Francia, Inghilterra oppure Ucraina. Pagina regionale con la Gazzetta del Mezzogiorno, Cassano favoloso, l'Italia non perde il treno per l'Europa. Gol del Barese di Balotelli, stasera si decide il nostro prossimo avversario ai quarti, si giocherà domenica a Kiev. Cronaca, la morte di Melissa, avvantaggiato, confessa, misi io la bomba a Torre Santa Susanna, la difesa chiama il criminologo Bruno, primo colloquio in carcere, a Brindisi confermata la sospensione del preside. Scandalo in Ateneo, Lecce, condannato l'ex rettore Limone, 3 anni e 9 mesi per peculato. La Gazzetta di Lecce, scandalo all'Ateneo, Limone condannato a 3 anni e 9 mesi, l'ex rettore, sono sereno e ho fiducia, regge l'accusa di peculato, pene complessive per 12 anni e 4 mesi. La pena più alta, 4 anni per Gianfranco Madonna, all'epoca dei fatti, capo di gabinetto del Magnifico. Sulla destra, sanità, troppe assenze, Vito Fazzi al collasso. Taglio centrale, ora avvantaggiato, chiede aiuto al criminologo più famoso della TV, la strage di Brindisi, l'imprenditore di Copertino confessa anche l'attentato di Torre Santa Susanna e Francesco Bruno dice subito che quella dell'imputato è una personalità abnorme. Nuovo quotidiano di Puglia, condannato l'ex rettore Limone, spese facili all'università, 3 anni e 9 mesi al professore, 4 anni al suo braccio destro Madonna. Il centro-sinistra si spacca, Fitto attacca Vendola, punti di nascita, scontro sui tagli, la regione apre alle modifiche. Taglio medio, Irlanda sconfitta, la Spagna batte la Croazia, batti cuore Italia ma si va ai quarti. Sempre a proposito di calcio, il faccia a faccia a Palazzo Carafa, Perrone incontra Semeraro, il calcio a Lecce non morirà. Sulla sinistra, misi io l'altra bomba, avvantaggiato confessa anche l'attentato a Torre Santa Susanna e poi taglio basso a destra, la notte prima degli esami, maturità, fioccano le rinunce dei prof. L'attentato di Brindisi, lui mi ha truffato, volevo ammazzarlo, il racconto, così preparai l'ordigno a Torre Santa Susanna. Dunque, avvantaggiato, l'obiettivo era il tribunale, il palazzo di giustizia era sorvegliato, ho scelto la scuola, mia anche la bomba del 2008. Pagine interne di quotidiano, dipendenza da gioco, via l'operazione recupero, entra nel vivo il progetto Scommettiamo che smetti, promosso dall'assessorato alle politiche sociali. Ateneo, gli scandali del passato, spese facili, 3 anni e 9 mesi all'ex rettore, Oronzo Limone ritenuto responsabile di peculato, condannato anche l'ex capo di gabinetto e altri 3. L'esercito dei 7.900, esami in 118 scuole, 70 docenti rinunciano, meno dell'anno scorso. Le novità, arriva il plico telematico a prova di hacker. Le tracce sono via web, 2 le password per l'accesso. Rivoluzione in atto, ma la sostanza è la stessa, i dirigenti sono tutti d'accordo, è un rito di iniziazione che si ricorderà per sempre. I candidati, tranquilli e ansiosi, lo sprint finale pensando al futuro. L'assestamento dopo la giunta, commissioni, via la corsa per occupare le presidenze, 9 toccano alla maggioranza, di cui almeno 5 al PDL, 2 all'opposizione. La stangata Monosi, lavoro per abbassare l'IMU sulla prima abitazione, più che raddoppiato l'importo, ma i leccesi hanno pagato.
Euro 2012, cuore Italia, ma che sofferenza. Cassano e Balotelli regalano i quarti, ora Inghilterra, Francia, Ucraina. Gli azzurri battono 2-0 l'Irlanda del Trap, strappano il secondo posto alla Croazia, sconfitta dalla Spagna. Prandelli, è stata la gara più sofferta della carriera. Sono felice per Balotelli, ha giocato per il gruppo. Cassano, comincia un altro europeo. Calcio scommesse, penalizzate Empoli, Novara e Regina. Sono arrivate puntuali le sentenze di primo grado della commissione disciplinare. Stop di 3 anni al bomber brindisino vantaggiato. La crisi del club, torniamo dunque nel capoluogo salentino. Perrone tranquillizza tutti, il calcio a Lecce non morirà. Il primo cittadino ha giudicato positivo il summit col patron, ma Semeraro conferma, noi comunque usciamo di scena. Anche oggi la nostra rassegna stampa termina qui, a tra poco TG News 24, a tra poco. La rassegna stampa è stata offerta da...